Cucù, siamo qua. Buongiorno, Stavo giocando. buongiorno. Oggi escursione in Sardegna. Per chi non ci conosce, noi di solito facciamo escursioni in Triveneto. Oggi, visto che siamo in vacanza, siamo qua. È la prima escursione che facciamo qua in Sardegna, almeno quest'anno, Quest'anno? perché sì, quest'anno. E perché ci siamo un po', abbiamo pensato al relax. E niente, abbiamo parcheggiato al centro di Gonnesa, quindi Google Maps ci aiuta e Manu invece ci spiega dove andiamo oggi, o In montagna. perlomeno dove abbiamo intenzione di arrivare. Allora, siamo in Punta Gonnesa e andiamo verso il villaggio Norman. Prenderemo il sentiero 511 e cosa fai, le hostess? Nel caso io sono lo steward. Tagliamo. Mi ricordo cosa sto dicendo, fa caldo, cacchio. Prenderemo il sentiero 511 e dopo il 512. L'idea è di arrivare al villaggio Norman e abbiamo già fatto un video al riguardo sul villaggio Lascio Norman. qua su in alto. È là, Ah, ok. sul cavo, come gli uccellini. Poi dopo perdo il filo. Dal villaggio Norman, l'idea è di andare al Monte San Giovanni. Monte San Giovanni? Sì. Sì, mi pare. O mi... No, vabbè, comunque. No, era il monte. Sì. Tutto questo nel frattempo vai in registrazione. E niente, insomma il giro sarà un po' lunghetto, il dislivello non è C'era tantissimo. qualcosa anche con Asproni? Sì, il villaggio Asproni. Villaggio Asproni e un po' di miniere, roba. Vabbè, non abbiamo studiato. Sì. Anche se abbiamo. Quel giorno là, appunto, al Villaggio Norman, ci hanno dato anche la guida, ve la consiglio, nel caso basta contattare Villaggio Norman, c'è una guida di tutti i sentieri qua, è una rete che hanno praticamente sistemato, 50 km di sentieri, quindi molto ben dettagliata, con le tracce GPX e tutto, ve la consiglio. Hanno risistemato anche tutti gli edifici minerari, insomma, che hanno potuto, quelli che non hanno ancora sistemato, verranno sistemati, si spera, a Andiamo a breve. scoprirlo. Comunque andiamo e vediamo cosa troviamo, insomma. Come al solito, iscrizione al canale e attivate la campanella, lasciate un mi piace. A dopo! Allora, qua ci troviamo. La mia traccia dà di proseguire dritto. C'è un vietato, è aperto, boh. Proviamo. Ecco, adesso siamo usciti da quel tratto e anche di qua c'è una sorta di cancello, basta sganciarlo qua e si passa, insomma. Non lo so il perché è chiuso, però comunque sia, magari mettere comunque un'indicazione che prosegue il 511 può essere utile. Ok, qua il Belvedere Norman, siamo a questo bivio, noi seguiamo sempre il 511 per la Veria Vecchia, Sorgenti Norman. Ok, adesso ci troviamo al villaggio Norman, qua dietro c'è la villa che avete visto durante la manifestazione, adesso noi prendiamo su qua e procediamo. Ora prendiamo il sentiero 512.
siamo arrivati alla galleria 40B e qui esce un bel vento fresco. Ah, ecco, che... Ok, siamo quasi arrivati in cima, quello che vedete laggiù è il villaggio Norman, là c'è Pan di Zucchero, tutta la costa, e questo qua dovrebbe essere il Monte San Giovanni, dove c'era anche la miniera, mentre invece questa è Manu. Per la cronaca, noi eravamo, aspetta, lassù, esatto, adesso scendiamo giù verso il villaggio Sproni. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can't change. Perché ci guarda così? Un toro, un toro. Mi preoccupo un po' di più. Caldo, vero? Porcaccia. Bene, bene, eccoci giunti di nuovo a Gonnesa. Abbiamo terminato il nostro anellino. Manca qualche metro. Manca, sì, manca pochissimo la macchina. E niente, com'è andata oggi? Calda. Sì, noi l'abbiamo fatto in questo periodo qua perché eravamo qua in vacanza. Meglio farlo periodi freschi, perché è parecchio sotto il sole. Sì, il giro non è difficile, più che altro bisogna orientarsi un attimo in alcuni punti, però insomma non ha difficoltà tecnica, ecco. Molto bello perché comunque si... a parte il fatto che è panoramico, anche sì, se è basso,
però anche a livello proprio di storia, perché comunque con le miniere ce n'è da vedere, insomma. Niente, per il resto. Bene, per quando uscirà questo video qua noi saremo già su al fresco, speriamo, sui 2000-2005. E perciò, come al solito, ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, lasciare un mi piace. Alla prossima, ciao a tutti, ciao ciao.